Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, rieccoci con Dark Souls 3, il nostro DLC nel New Game Plus. Dunque, nell'ultimo video ho visto che si sentiva pianissimo, non so perché, anche perché non ho cambiato impostazione rispetto all'ultima volta che ho registrato un gameplay di Dark Souls 3. Spero che con questo video si possa sentire almeno leggermente meglio, perché l'ultima è stata veramente brutta, sentiva veramente male. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Cambia arma. Aspetta, c'è l'altro. Altri. Mamma mia. Cala puttana, dove sto andando? Dov'è? Ah, ok. Tizio qua. Mamma mia. Ah, non ho saltato bene stavolta. Ok, figliamole la di battere il sole, coraggio. Ok. Oggetto, un frammento di titanite. Va bene. Proseguiamo. Questo è un albero. Panico. I cosi sono morti tutti, no? Sì. Dai, coraggio. No, cazzo. Ah, questo è quello con l'ascia. Arco, eccetera, eccetera. Mangiamo un pesante. E qui non c'è più un cazzo di nulla. Ok. Mamma mia, che frecce però, eh. Allora, proseguiamo. Dunque, qua dovrebbe esserci ancora uno di quelli che non ho ancora ucciso, se non sbaglio. Eccolo là. Più che altro non so se c'è qualcosa da prendere lì. Sì, ho già visto che c'è un oggetto da prendere. Quindi, facciamo che andiamo a sconfiggerli. Qua non so se vi ricordate il fail che ho fatto nella partita normale. Un grosso fail. Un failone di quelli clamorosi. Attaccami. Un fail clamoroso. Mamma mia. No! Ma rischio! Mamma mia però, riusciamo a prenderlo da dietro. E che cos'è? Basta là. Allora, che cazzo è l'oggetto? Io c'è un oggetto qua. Ma che, a parte che con sta cazzo di neve non si vede veramente una sega. Insomma, ci fossero già. Ah, eccolo qua. L'avevo visto da lontano. Va a cagare per 6 ossi di ritorno che c'ho questo. Vabbè. Vabbè. Non mentiamocene. Mentiamocene. Questo albero? Come avete visto, com'è meglio colpire gli alberi con la spada. La spada di fuoco. Allora, qua dovrebbero esserci. Dov'è? Tra l'altro usate, hanno solo 7, quindi niente. Non posso modificare l'arco. Qua dovrebbe esserci dei lupi. E anche parecchio un cazzo. Uno è lì, guarda. Non è un lupo quello. Dacci tua. C'è quello grande lì, cazzo. Guarda il figlio di una cagna. Guarda il figlio di una cagna, maiala. Venga, venga, signor Lupacchiotto. Mamma mia, che cagnone. E da tutta la vita, tra l'altro, sto qua. No, 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 panico. Panico, panico.
Cazzo, mi sono chiuso! Non so... Aspetta, non so dove l'altro io! Quello che mi preoccupa di più. Secondo me è andato via. Non vedo più. Lo vedo più. No, no, è lì, è lì. Panico. Mamma mia. Aspetta, lasciami bere, va. Che altro si qua? Se mi becca una volta, mi sa che mi devasta. Ecco. Avevo detto io, che mi devastava. Mamma mia. La puttana. Sua mamma. Aspetta che bevo, va. Se usassi questa? Ma bisogna prenderlo però. Ah, però. Ah, quindi non si può uccidere neanche qua. E ci dà anche qui i tre frammenti, fantastico. Ok, perché questo non l'avevamo sperimentato nella concitazione della prima run. Una cosa importante, quindi l'abbiamo visto. Che non si riesce a battere, perché probabilmente, anzi, sicuramente è il lupo che avete visto come boss opzionale. Qui siamo nella zona che ci vede, tra l'altro. Eccola qui. Allora, qua attenti che sono già volato giù una volta, morendo, se vi ricordate il fail. C'è un oggetto da prendere qua da qualche parte, forse era lì. Non c'è un cazzo. Ah, eccolo. Mi ricordavo. Ok, allora. Vediamo di proseguire ancora un po'. Dunque, vi ricordate, qui c'è... Lì c'è tutti gli alberi da tirare giù, adesso lo facciamo. Qui invece c'è la grotta con la nostra... Con il nostro falò. Per livellare mi servono 87.000 anni, quindi il livello già ce l'abbiamo, bello che è pronto. Dobbiamo solo... Beh, adesso facciamo un po' questa zona, ci sono gli alberi, ve lo ricordate? Gli alberi di merda ci sono. Non questo, questo qua di sicuro mi sta sul culo, già lo vedo? No. Troviamo un po' di stamina. Questo qua sì. Ok. Nera, è una figata però con quest'arma, gli alberi. No. Guarda lo stronzo. Aspetta, panico. Aspetta, aspetta le cose. Ah, quello lì c'è anche. Adesso l'ho visto, cazzo. Ma sono arrivato. Sì che arrivano. Panico, 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 panico. Mamma mia. La cattiveria di questi cazzo di alberi. Ok. Almeno rompono più il cazzo, eh. È andato un affanculo, va. Allora, qua ci sono gli insettoni, questi qua. Ok, li ho presi tutti, fantastico. Arma congelata, ok. Non credo ci sia più niente, però nel dubbio noi ci diamo un'occhiata anche di qua, attenti agli alberi. No, invece vedi che c'era un certo cazzo. C'era sì un oggetto, no? Allora, aspettate, mi affaccio un attimo. Che so che ci sono i lupi. Volevo vedere se c'è qualcosa da raccattare, non mi pare, quindi possiamo andarcene. Di quello lì non me ne freghi molto, onestamente. Allora, questo comunque è morto malamente, eh. Io non me ne ero accorto, ma...
morto quasi cercando una via di fuga? Oppure si stava proteggendo da qualcosa? Chi lo sa? Chi lo sa? Torniamo al falò, andiamo all'altare del vincolo, vediamo di avanzare di un livellino. Veloce veloce, poi proseguiamo un attimo ancora. Magari sto video lo faccio venire un po' più breve, magari, non lo so, adesso vediamo. Primo video non è venuto lunghissimo. Chiaramente adesso sappiamo già cosa fare, sappiamo già dove andare, quindi è tutto più semplice. Allora, alza di livello. Abbiamo un livello da fare. Non lo so. Come vedete ho alzato parecchio la tempra, anche il vigore non è basso a 24, però direi di non sprecarlo lì. Facciamo qua la destrezza, vai, portiamo un po' su anche la destrezza. Guarda, queste sono le anime. Innumerevoli anime, tra l'altro. Lasciamo lì, tanto non importa. Torniamo qua. Sapete che dall'altra parte del ponte c'è la signorina Baldracca, tra l'altro. E attraversiamo il ponte. Chissà se ci saranno anelli nuovi o qualcosa di nuovo, non lo so, non credo, secondo me no. Ah, ma si trasformano. Secondo me no, ragazzi, non hanno messo nulla di nuovo. Vediamo. Your Mi Lady piace questo Jury is Lord personaggio, of Hollows. No bell tolls, and yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Frieda. Now, go on inside, show respect, and listen carefully. Tanto una voce molto What's particolare. Keeping you? Go on, right inside. Show respect, and let Lady Frieda speak to you. What's keeping you? Show respect. Okay. Ok, no, guardavo quello che avevo di oggetti per il level up delle armi. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah yes, there is a thing thou shouldst by rights possess. A remembrance of this cold world. For the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Anello del giro. L'avevamo ricevuto? Adesso non mi ricordo, devo andare a vedere il video. Mi sembra di sì, ma non mi ricordo. Now, return from whence thou camest. Thou hast a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, non mi ricordo, andiamo a vedere un attimo la descrizione, magari mi torna in mente. Cazzo sta. Un elasi di resistenza creati a Karim aumenta la resistenza. Fride non avrebbe mai indossato un anello del genere perché il dipinto gelato era ormai diventato casa sua.
Io credo che ce l'avevamo, che l'avevamo trovato, però sapete com'è, sempre meglio. Sempre meglio, che cazzo dico? Però non mi ricordo, adesso poi è sempre meglio controllare. Adesso poi vado a controllare in uno dei video. Vorrei vedere se si vedeva in qualche modo il boss successivo, ma non è così. Ok, va bene, andiamo avanti. Dunque, cosa possiamo fare? Possiamo rompere il ponte e andare a fare l'area sottostante. Io direi di proseguire l'area qui, l'area normale, il gioco normale. E quindi andiamo come se stessimo facendo il gioco normale, quindi proseguiamo di qua. Ragazzi, chi si è lamentato per la presenza di soli due boss? In realtà non è il numero di boss che fa, che rende, è la qualità. In Dark Souls 2 ce n'erano tantissimi di boss, ma il 90% di qualità molto scadente. Quindi, e qua, vabbè, qua c'è un boss che è una cosa stupidissima, orribile, che è quello che è, insomma, il boss opzionale, ma ce n'è uno che è veramente fantastico. E sfido chiunque a dire il contrario. Frida e suo padre sono qualcosa di eccezionale. Mi è piaciuto molto. Più che altro io contesto la mancanza di altri, di qualsiasi altro tipo di contenuto. Un gioco povero di contenuti, molto, molto, troppo povero di contenuti questo gioco, questa espansione. Espansione senza ambientazioni bellissime, quello che volete, ma i contenuti, ragazzi, le armi, ce ne sono alcune di armi, non sono pochissime. La difficoltà dov'è nel gioco? La difficoltà sta tutta nel numero dei nemici, non nella qualità dei nemici, e questa è una grave pecca, perché è facile nascondere delle pecche aumentando il numero, ma non è così che si fa. Capito? Non è così che si fa, mi spiace. Che un sorto si è dovuto ricorrere a un simile trucchetto per nascondere una non riuscitissima programmazione dei nemici? Ma chi lo sa? No, questo, attenti a questo. Ok. Attenzione, drop. La merda. Va questi. Attenzione, sto facendo il panico qua. Ma li sto uccidendo solo per fare un po' di anime facile, non per altro. Basta, sono finiti, no? In realtà ce n'è ancora uno qua. Non mica scemo io. Adesso sì, adesso questo mi farà un culo tanto questo. Vediamo se riusciamo in qualche modo a fargli del male così. Speravo di più in realtà, speravo di fargli veramente più male. Ecco, finito la stamina però io. Cazzo, mi ha bloccato completamente. Io purtroppo ho finito la stamina, quindi non potevo fare nient'altro. E il problema è stato quello. Mi ha bloccato, non riuscivo a muovermi. C'è stato un momento in cui magari avrei potuto attaccare, se ho provato infatti ad attaccare, avessi beccato il tempismo giusto, gli mancava un colpo, credo. Tanto non abbiamo ancora parlato con Lady Frida has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone.
Carry on. For Lady Yuria and for Londor. Sembra che lo dica con disprezzo. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. There is one thing you in. Cioè, quando parla di Yuria e di Londor, sembra che lo dica con disprezzo. Sarebbe bello poter approfondire questa cosa del perché lui nutra così tanto disprezzo, se disprezzo è, per Yuria e per Londor. Noi siamo, io ho fatto al termine della prima run, ho scelto di essere un vacuo e ho mantenuto questa scelta nel New Game Plus, ottenendo i 5 simboli. Tra l'altro devo dare le ceneri alla tizia, vabbè. I 5 simboli oscuri. Poi non sono più andato avanti, chiaramente. Però volevo non fare la quest di Yuri in questa New Game Plus, fare... E che cos'è? Basta, cazzo. Puttana di Eva. Volevo fare la quest di Harry, quindi sapete, c'è la possibilità che Harry vi evocherà nel suo mondo per sconfiggere Aldrich. Quindi voi dovrete uccidere il pellegrino che si trova, che trovate ad esempio, che trovate a la chiesa di Yorska, se ci vogliate, la chiesa. Arrivata al falò, chiesa di Irith sostanzialmente. Aspettate che vado a prendere prima le anime, cazzo. Fanculo, va. Non esageriamo però, eh. E vacca però. Non riesci a pararlo quando fa... Cazzo che... Addio. Spengo un attimo il cellulare perché mi sta distraendo troppo, eh. E rifacciamo il pezzo in maniera fatta bene. Allora, cosa è successo adesso? È successo che... ho notato che conviene parare qua che schivare. Innanzitutto facciamo una bella cosa. Mettiamoci uno scudo, questo, che ha una maggior stabilità e quindi... A parte il frame rate qua, che è sempre stata una roba inguardabile, che come vedete è uguale sia che altro che abbasso la visuale, quindi quantità di dati da caricare è sicuramente enorme, ma vabbè, guardate che roba. No, veramente assurdo, mamma mia. Andiamo avanti al contrario. No, veramente. Speriamo che si stemmi un attimo, perché... Allora, dicevo... Se non si sistema faccio un esci e rientra, perché così è veramente ingiocabile. Facciamo così, va. Abbandoniamo un attimo e rientriamo. Dunque, dicevo... ho notato che è meglio scappare, cioè che è meglio parare in questo caso piuttosto che rollare, perché roll ti consuma molta energia, in più sei vulnerabile. Il problema è che parando il danno, cioè il sanguinamento, noi lo riceviamo lo stesso, quindi bisogna stare attenti alla barra. È difficile, vi ricordate, mi aveva messo in difficoltà anche durante la run che avevo fatto, la prima run, la blind run, mi aveva messo in difficoltà anche lì. Non è una cosa semplice, non è semplice questo nemico, non è affatto semplice. In più lo andiamo ad affrontare in una zona che non è uno
grande spazio aperto e quindi il rischio è sempre quello di trovarci incastrati. Stavolta ho sbagliato io perché avrei dovuto calcolare meglio il tempo per prendere la fiaschetta. Era tutto lì il problema. Ho sbagliato a prendere la fiaschetta io. Ho dato il tempismo nel prendere la fiaschetta. E chiaramente questo mi ha costato la vita. Guardavo un attimo i dati. Allora, possiamo provare a mettere l'anello della resistenza al sanguinamento. Proviamo un attimo. Vediamo se riusciamo in questa maniera a essere un po' meno vulnerabili ai suoi attacchi. Proviamo una brace. Perché potrei provare anche questa, se ha la capacità di stordirlo. Vediamo un attimo. Certo, l'altra è un pochettino meglio. Coraggio. Venga, venga. Sono più pronto adesso. Non è vero, mentivo. Però lo soffro un po', Lo soffro un po'. Se non salta... Vaffanculo, va. L'ho ucciso. Non so come, ma l'ho ucciso. Allora, ripristiniamo... A parte che adesso siamo arrivati al falò, quindi... Passiamo le cose. Ok, mettiamo pure anche questa, tanto grande animo. Ok, guarda se c'è più niente qua, se non ricordo male. Il problema è che non abbiamo le anime per fare un level up, quindi non è che ci cambi molto. C'è il nostro amico. Oh, well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. Oh, please. It must be you. I am so terribly frightened of timidly rotting away like those fools on the outside. Oh, I am like... Okay. Allora. C'è uno che non ho mai capito che cazzo ci fa, però... Scrimiti con Miccia! Bellissimo, questo va a cagare se fa le palle e poi le accende. Allora, accendiamo il falò. Non so ragazzi, magari ci possiamo salutare qui per questo video. Prossimo video... Ma sì, dai, salutiamoci qua. Alla prossima ragazzi.